Diamo il benvenuto a Matteo Lenardon, Deputy County Head Italia per Leg Mason, a quale vogliamo chiedere un po' come è iniziato questo 2019. Ma è iniziato estremamente bene, ha sorpreso tantissimi, la volatilità si è abbassata in maniera significativa rispetto all'ultima parte del 2018. Noi crediamo possa essere una parentesi da un certo punto di vista. Sugli asset rischiosi c'è da avere un po' di cautela, crediamo che un posizionamento difensivo, verrò subito al dunque cosa significa difensivo, sia importante per un proseguo dell'anno, probabilmente in crescendo con la volatilità. Ecco, la parentesi fondamentale è quanto ottimisti siamo da un punto di vista di politiche monetarie, che influenzano tantissimo l'andamento dei mercati. Crediamo che la Fed abbia cambiato e ci aspettavamo che cambiasse estremamente il proprio tono. Quello che abbiamo notato è una Fed molto più attendista, era dove ci siamo posizionati con le nostre strategie obbligazionarie, sia quelle più diciamo constrained, più vincolate, ma soprattutto quelle svincolate. Già nel 2018 avevamo preso un'ottima esposizione, infatti i nostri prodotti hanno chiuso l'ultima parte dell'anno in maniera brillante e soprattutto hanno fatto una prima parte dell'anno davvero spumeggiante. Quindi per ricapitolare, siamo positivi su quello che è la crescita, le strategie sicuramente attive potranno pagare da un punto di vista obbligazionario con un posizionamento dinamico, quindi sulla duration, ma soprattutto anche sugli asset rischiosi obbligazionari con un certo tipo di esposizione sia yield ma soprattutto investment grade opportunistica, quindi positivo per quanto riguarda i prodotti a spread nel 2019. Un po' più conservativo probabilmente sul mondo azionario, con una strategia o soprattutto un tema che è quello delle infrastrutture quotate, che per noi è molto interessante. Quindi consigliamo di spostare, di prendere beneficio dalle strategie più rischiose e di mettersi al riparo nel mondo azionario su strategie difensive, e il mondo delle infrastrutture quotate è estremamente interessante in questo momento.